Già consigliere e vicepresidente nella passata legislatura, il 9 luglio è tornato a sedersi tra i banchi dell'Assemblea Legislativa delle Marche. È stato emozionante e quale sarà il suo impegno? Quando si ritorna nei banchi del Consiglio regionale, dopo esserci stato per 5 anni, è sicuramente un'emozione. Un'emozione personale, ma l'emozione in qualche modo ricade sull'attività che dovrò portare avanti insieme ai colleghi consiglieri per il territorio. Una cosa importante è che Fano e la vallata del Metauro e del Cesano in particolare recuperano un consigliere regionale del Partito Democratico. Fino alle elezioni di Biancani, sindaco di Pesaro, il PD aveva 2 consiglieri, entrambi pesaresi. Oggi abbiamo un consigliere con la mia presenza che riuscirà non solo a rappresentare Fano e il resto della provincia, ma in particolare le vallate del Cesano, del Metauro e dell'Entroterra, come ho sempre fatto nella passata legislatura. Il mio impegno è quello di sempre, quello di stare in mezzo alla gente, quello di ascoltare molto i cittadini e cercare di capire da loro quelle che sono le problematiche e le esigenze a cui dare delle doverose risposte con proposte legislative, con atti amministrativi da proporre al Consiglio regionale. E la cosa più bella, la parte più bella del fare politica è stare in mezzo alla gente. E il tema principale in questo momento mi sembra quello della sanità. La sanità non funziona, la sanità soprattutto nel nostro territorio, nel nord delle Marche, è nel caos. Dopo le tante promesse di riaprire tutti i piccoli ospedali, erano promesse vane, promesse da marinaio, lo sapevamo dall'inizio, queste cose non sono accadute, la sanità non è migliorata, la sanità, come dicevo, è nel caos, il CUP non funziona, ogni tanto va in tilt, ma se telefoni al CUP spesso non hai risposte neppure a lungo periodo per avere delle visite mediche, perché non ci sono gli slot, le agende aperte. Si sono dimessi 3 direttori generali, non c'è un atto aziendale, hanno buttato nel cestino un progetto importante di un ospedale grande per farne uno più piccolo, senza peraltro dire a Fano quella che sarà la prospettiva del Santa Croce. Questo vogliamo sapere, quale sarà la prospettiva del Santa Croce, quali specialistiche, quanti posti letto, con quale personale. Queste cose dovranno essere scritte in un atto aziendale che non sta arrivando, che non arriva, che viene tenuto nascosto perché non sono in grado di dare delle risposte adeguate rispetto alle promesse che hanno fatto. Quindi il tema della sanità sarà da me monitorato continuamente, perché è il primo problema che vivono i cittadini. Cittadini che sono spesso costretti a rinunciare alle cure proprio perché non hanno delle risposte dalla parte pubblica. In passato lei si è impegnato particolarmente anche per assicurare i finanziamenti necessari alla realizzazione delle scogliere sul litorale fanese. Viste le ulteriori richieste degli operatori balneari, ma anche i danni purtroppo che le mareggiate continuano a provocare, lavorerà anche per questo? Assolutamente sì, mi sono impegnato in prima persona nella passata legislatura proprio per dare una risposta ai problemi dell'erosione della costa. Oggi abbiamo messo in sicurezza tutta la parte relativa alla parte di Fano, diciamo a nord del Metauro fino al porto. C'è da lavorare molto adesso per finire il lavoro che è nella zona del bersaglio, c'è da fare un lavoro importante nella zona sud, a sud del Metauro, in particolare nella zona di Torrette Ponte Sasso, perché lì servono delle risposte concrete, ma servono delle risposte migliorative anche nella zona nord, nella zona di Gimarra. È un impegno che mi ero preso in passato, ovviamente lo continuerò. È un impegno che continuerò a mettere in campo, a portare avanti anche durante questa legislatura, questo scorcio di legislatura, perché sappiamo che il tempo è brevissimo, le elezioni saranno fra poco più di un anno, consapevole ovviamente che prima ero in maggioranza, che ovviamente avevamo una capacità decisionale maggiore. Oggi mi dovrò confrontare con una maggioranza che, se ascolterà, avremo il modo di dare le risposte adeguate ai cittadini e agli operatori, ma anche soprattutto per la valorizzazione del turismo di Fano, perché le spiagge sono un valore aggiunto sicuramente importante.